Oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo e quindi, insomma, credo che sia una bella notizia per tutti. Con un bel sorriso e con l'entusiasmo intraprendiamo questo nuovo progetto. Un applauso liberatorio accoglie la notizia della riapertura dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua certosa di Polia. Dopo più di 10 anni, quello che era stato un semplice acquisto da una procedura esecutiva ha sciolto tutti i nodi, quindi noi siamo pronti per ripartire. Speriamo che nell'arco di un paio di anni di avere sullo scaffale finalmente la famosa bottiglia verde. Ripartenza attesa da 10 anni, esattamente dal 13 novembre del 2009, quando una delle prime industrie vibonesi chiudeva i battenti lasciando in mezzo a una strada oltre 20 famiglie. Ci ho lavorato per 12 anni alla certosa, ci ho creduto per 12 anni alla certosa e ci ho creduto anche gli altri 10, però sono qua, a mezzo alla strada. Ecco perché l'entusiasmo dell'imprenditrice stride con la delusione di un ex dipendente che in questo sogno ci aveva creduto e che per 10 anni ha vissuto insieme ai suoi colleghi nel limbo del precariato. Al di là delle vicissitudini giudiziarie, noi ci troviamo in una comunità svuotata, svuotata in tutto e per tutto. Nel futuro, nei sogni, nelle aspettative. Per noi è un motivo di grande orgoglio perché la Certosa rappresenta il simbolo della nostra comunità locale, cioè si conosceva Polia fuori dai confini comunali proprio per l'acqua certosa e oggi noi a questa imprenditrice di successo diamo tutta la speranza di una popolazione che ha voglia di ripartire. Io capisco che c'è il disagio di qualche ex dipendente che per 10 anni si è trovato, diciamo, in balia delle onde, però noi oggi non possiamo non pensare alla possibilità di un nuovo sviluppo per la comunità locale di Polia. All'incontro, in una sala gremita, il consigliere regionale Flora Sculco, per la quale Polia, piccolo borgo dell'Angitolano, famoso per le sue acque e dalle proprietà curative, è un borgo da valorizzare. Voglio, per quanto mi riguarda, sostenere questo comune perché è un comune che ha tanta voglia e desiderio di rinascere, ne ha tutte le potenzialità e io penso che da questi piccoli comuni, da queste eccellenze, bisogna ripartire per far rinascere la nostra regione. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.